saluto e ringrazio per essere con noi Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi il Movimento 5 Stelle incontra il Capo dello Stato in quella che forse è la giornata più importante e cruciale di queste consultazioni. L'attesa è per oggi pomeriggio. Che cosa dirà sostanzialmente il Movimento 5 Stelle al Capo dello Stato anche relativamente a questa nuova ipotesi che prende sempre più corpo, quella di Gentiloni? Guardi, noi quello che abbiamo espresso è in coerenza con quanto espresso dagli elettori, dai cittadini. Occorre il prima possibile un governo elettivo, quindi bisogna andare a votare il prima possibile. Non ci sono governi che non possano ritrarre perfettamente la volontà popolare che si è espressa. Non vuole Renzi, non vuole questi governi che sono dettati, calati dall'alto, ma vuole esprimersi apertamente. Bene, chiarissima. E dunque una situazione in cui Gentiloni, nel caso in cui Gentiloni venisse scelto come governo sostanzialmente di transizione, secondo Movimento 5 Stelle non costituirebbe una sorta di discontinuità, sarebbe una sorta di doppione di un reincarico, di una possibilità di un Renzi bis? Ma la discontinuità la danno gli elettori nel momento in cui eleggono un nuovo governo. Noi siamo con loro, non siamo con persone che appunto sono decise in altre sedi. Ecco, proprio poco fa ci sono le dichiarazioni di Di Maio, Gentiloni, che per lui è un avatar, una sorta di prestanome di quello che aveva detto: se perdo il referendum lascio la politica. È una posizione che mi sembra condivisa proprio all'interno del Movimento 5 Stelle. Assolutamente sì, come dicevo, la discontinuità non la danno personaggi che appartengono a questo stesso sistema e vengono scelti allo stesso modo. La discontinuità la danno gli elettori, votando democraticamente e liberamente. Si sono espressi in maniera molto chiara al referendum, hanno dato un segnale chiarissimo, quindi alle elezioni il prima possibile. Che cosa vi aspettate proprio dal Capo dello Stato Mattarella, proprio anche in vista della vostra posizione, della posizione della Lega, della posizione poco fa di Sinistra Italiana, che ha detto che con ipotesi Gentiloni non sarà appoggiata? Ma dal Capo dello Stato ci aspettiamo che voglia ascoltare, voglia comporre gli interessi, anche ascoltare gli interessi e le istanze delle varie forze politiche, e poi prenderà le decisioni che la Costituzione chiaramente gli attribuisce. Dunque, andare a votare sì, sicuramente secondo il Movimento 5 Stelle, ma quando, in che modo soprattutto e con quali tempi? La data è abbastanza dirimente anche per voi. Sì, bisogna ascoltare i dettami della consulta, immediatamente dopo si può andare tranquillamente al voto con le rettifiche che risponderanno ad un impianto democratico così come espresso dalla consulta. Quando è che gli iscritti in rete potranno votare la formazione di governo, che anche di questo proprio si parla anche all'interno del movimento? Ma guardi, questo noi siamo molto concentrati sul programma, anzi colgo l'occasione per sottolineare che proprio oggi c'è un posto dedicato all'energia, alle scelte alternative ad un sistema basato su combustibili fossili, e quindi è importante che il nostro paese faccia un passo in avanti nella direzione più pulita e più vicina alla salute dei cittadini. Questo è un punto fondamentale e su questo ci concentriamo. Bene, una domanda per chiudere, Ruocco, soltanto sulla posizione e decisione della Banca Centrale Europea per quanto riguarda Monte dei Paschi. Che cosa dovrebbe accadere e quale potrebbe essere diciamo, il percorso della banca svedese? Percorso, innanzitutto noi paghiamo lo scotto di decisioni sbagliate che dal 2012 vengono prese dai governi in relazione alla questione dei Paschi. Non sono state date tutele ai risparmiatori, sono state messe alla mercé, i nostri risparmi sono stati portati veramente alla mercé di peggiori speculazioni, e quindi adesso bisognerà risolvere il problema avendo cura soprattutto dei piccoli risparmiatori. Grazie, allora grazie a Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, grazie davvero per essere stata con noi in questa giornata.